Nemmeno Hitchcock, il maestro del brivido, avrebbe potuto pensare ad un finale così al Curotti. Vince il Cerano 2-1 in rimonta sulla Juventus Domo in una partita che rimarrà sicuramente nella storia. Andiamo con tutte le azioni. Al quarto minuto, partenza sprint dei Granata Ossolani, Ado sul palo, poi in porta, ma si alza la bandierina di Frisullo. Subito Riccardo, poi protagonista, seppur non si sia mai allenato nell'ultima settimana per fastidi fisici. Dopo pochi secondi, il solito tandem produce il primo sorriso per la Juve Domo. Poi sforna l'assist, Ado insacca il sedicesimo gol del suo torneo, il terzo nelle ultime tre partite. Al 25esimo il Cerano, scosso, prova a farsi vedere. Punizione di Salzano, ma Bastianelli dice di no alla 23esima marcatura del capitano novarese. Alla mezz'ora ancora Salzano sotto i riflettori, il suo talento si stampa sulle mani di Bastianelli. Dopo 4 minuti la Juve Domo si riaffaccia davanti, sempre con Riccardo, poi sfera appena alta. Al 39esimo poi vuole a tutti i costi la firma numero 32 e anche da corner esalta i circa 600 solani accorsi all'ultimo anno del Curotti. Nella ripresa al settimo, show Granata, Ado in venta, Moia, uno dei pretoriani di Brando, scalda le mani a catena. Al 13esimo torna in scena il primo attore della stagione ossolana, poi colpisce la traversa con una splendida conclusione. Al 41esimo il neo entrato Galligani prima e Affinito poi sfiorano il raddoppio, due super interventi di catena, l'ultimo ad arrendersi tra i novaresi. Nel recupero succede di tutto. Al 47esimo il Cerano si getta in avanti con la forza della disperazione e Magliano centra la sua prima rete del campionato. Svolta incredibilmente il recupero, il match e il campionato. Dopo 60 secondi Salzano regala una gioia pazzesca al Cerano con una perla assoluta. È play out per il Cerano, è dramma sportivo per la Juve Domo, costretta allo spareggio al termine di uno dei finali più imprevedibili e più assurdi della storia del calcio locale.